rossa, nostra zona rossa, andiamo a trovare il nostro Saverio Montingelli, è andato a trovare il presidente di una squadra, torniamo al discorso, che non ha tanti soldi, il presidente del Benevento, con Saverio Montingelli. Vediamo com'è andata. Eccoci, sono tornato a casa, mi hanno detto che avevo una visita di persone abbastanza importanti che normalmente giocano con microfoni, telecamere, notizie e domenica come queste. Ho una zampa che mi fa male, mi fa ancora male. Buonasera. Oh, buonasera Presidente, siamo stati un po' invadenti? Oh, mi dispiace non avervi ricevuto, ma ero convinto di non trovarvi più. Sa, quando si perde è difficile trovare la televisione, normalmente per andare dai vincitori, noi oggi non vi abbiamo dato questa gioia. Insomma. Lei comunque ci ha messo la faccia dopo una sconfitta pesante contro un grande Napoli. Il Napoli è grande, oggi ha voluto fare anche di più, noi ci abbiamo messo un po' di coraggio, un po' di cuore e io come Presidente posso solo metterci un po' la faccia, insomma, sperando che questa serva per domani, visto che non è servita oggi. Insomma. Presidente, lei si è fatto anche male al San Paolo, si è infortunato, che è successo? No, più che male si è riacutizzato un piccolo strappo che ho qui alla gamba, ma insomma, diciamo che forse è stato più forte lo schiaffo che la gamba. Insomma. È il viso che fa un po' male stasera. No? Fa male il viso, no? Ha preso qualche medicina? No, ho preso 6 palloni, 6-0, insomma, penso che sia abbastanza per pigliare qualcosa. Insomma. Bastano, ci hanno riempito parecchio. Insomma. Domani prenderemo qualche cosa anche per il mal di gamba, no? Anche la squadra oggi ha giocato in condizioni non ottimali, viste le tante assenze. Ma noi avevamo qualche assenza. Altri, il mister ha deciso di fare un turnover, visto che abbiamo partito uno dopo l'altro. Probabilmente tutte e due cose insieme hanno un po' penalizzato quello che è comunque una squadra alle prime esperienze in Serie A, pur avendo qualche calciatore con un po' di curriculum. Ma insomma, di fronte a un Napoli come questo ci vuole molto di più che un Benevento come il nostro. No? Benevento, ultimo posto, 0 punti, anche se in molte gare ha giocato abbastanza bene. San Gennaro lo invocate in modo particolare? Ma lei sa che San Gennaro è nato a Benevento, pur essendo il patrono di Napoli. Io so che dei tifosi hanno disperatamente cercato di ricordarlo al santo, ma evidentemente è diventato così napoletano che ha dimenticato la sua casa di origine. No? Penso che dovremmo rivolgerci a qualche altro santo, sia San Gennaro, Santa Sofia, qualcuno che ci dia una mano, ma soprattutto dobbiamo rivolgerci a noi stessi. Provare a dimenticare che siamo stati invitati, ma che siamo non più invitati ma attori e cominciare a recitare il nostro ruolo in questo campionato. Alla domenica sportiva cosa vuole dire? Bentornata, visto che io la vedo da circa una 50 anni, benvenuta a casa, che era già a casa nel piccolo schermo, oggi è qui con dei rappresentanti, mi auguro di poterla seguire e magari qualche volta sorridere pensando a un'esperienza come questa di averla trovata in casa. E noi l'aspettiamo, grazie al Presidente Vigorito, ha accolto il nostro Saverio Montingelli nonostante questa brutta sconfitta.